che la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. E sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire. Chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, chi ha creato il mondo? Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti e equilibristi, terroristi, padroni del mondo peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti, staccano visto. Illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'abbadia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo male ma siamo divisi non singoli, dormiamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti di merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto. Buonasera a tutti. Buonasera da Giuseppe Daria, Andrea La Rosa e Claudio Parisini. Bentrovati, un po' in ritardo oggi, ma abbiamo avuto qualche problema tecnico. Solo 14 minuti di ritardo, ma recupereremo, non vi preoccupate. Ci tratteremo un po' di più a casa di Giuseppe, che tanto ci hai attrezzato una brandiera. Allora, visto che siamo stati cattivi nella partenza, saremo più bravi nella scaletta. Mi sa che è un po' storta la inquadratura. E quindi ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi nel segno della vittoria, e introduciamo subito il Vangelo, perché ricordiamoci, ci teniamo un pochettino a ricordarci quella che era la trasmissione di Mario dei Norfi, che come sapete è bannato, e che appunto ci dava il dono di leggerci il Vangelo. Salutiamo Carmela Cutolo e Giovanni Barbaro, sì, che sono in diretta con noi. Chiediamo di condividere. Condividete, perché è importante, i tempi sono difficili e dobbiamo farci conoscere, conoscere i nostri temi, sensibilizzare la gente. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri, poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. Allora, mi sembra proprio chiaro che non riconoscere un miracolo così evidente come la cacciata del demonio da una persona è un peccato. Forse è un peccato, come definisce Gesù, contro lo Spirito Santo, che è un peccato imperdonabile.
Mi sembra un po' questo Vangelo che ricorda un po' quando noi dobbiamo parlare di cose molto molto evidenti, come dire maschio oggi e dire femmina sembra diventato difficilissimo. Allora ecco, per voi, guai a voi, perché i vostri figli giudicheranno questo modo di operare, questo modo di concepire la verità. Del resto, cacciare un demonio non è da tutti. E ecco, mi permetto solo di aggiungere questo breve, brevissimo commento, indegno commento a questo bellissimo Vangelo. Ti sei calato nella parte per dire è un peccato dire maschio, un Mi maschietto, so femmina, in... femminuccia, forse perché eri Non lo contagiato da so. questo. Giuseppe, ma pensi che eventuali riflessi possono... Ovviamente No, va bene, ma quando ci potremmo anche ci teniamo questa avvicinare. icona di questo pullman arancione, perché? Perché ieri c'è stato un bellissimo incontro nella parrocchia San Nicola di Bari a Ostia. Ostia, un bellissimo incontro perché oltre alla presenza notevole di Mario, che ovviamente è una persona che ti ricarica tutte le volte che lo ascolti, non è sempre la stessa cosa sentire Mario. C'è stato questo bravissimo sacerdote, Don Don Roberto, Roberto. che è stato a presentare, non è stato semplicemente lì ad ascoltare, cosa che già è tanto, è stata una persona attiva e ha parlato di un pullman che nelle ultime settimane ha girato in Spagna, e questo qui, questo pullman qui. Oh, ciao Saluto gli Giuseppe, amici che salutiamo non mi vedono mai. Giuseppe. Però ecco, siccome poi ci accusano di non essere quelli che rispettano i post che inviamo su Facebook e sui nostri gruppi WhatsApp dicendo parleremo di Roma Capitale, noi intanto vi abbiamo Questo premesso, lo lo teniamo qua. teniamo in caldo per parlarvi di quello che è. Ci sono tanti argomenti di cui parlare, e non solo di Roma, però vogliamo un po' rispettare la scaletta. Allora, Inclina un po' lo schermo ancora, così. che dobbiamo Più inclinato, fare? ecco, Bravo, bravo ancora un Giuseppe. po', ancora un po'. Allora, Ecco, come sapete, salutiamo Irene sì. Staiano, Mauro Rotunno che ci dice che si vede tutto a posto, Cecilia Maria Biancarelli, Emanuela Pongiluppi, grazie Emanuela per tutto, Anna Cavallo ci saluta e Mauro ci dice si vede tranquilli. Grazie, grazie a tutti, condividete, grazie della vostra presenza, della vostra pazienza, diciamo così. Allora, l'argomento questa volta l'abbiamo preso da un articolo di Giuseppe Brienza sul nostro bellissimo quotidiano online che è La Croce. Il titolo è Il Movimento 5 Stelle va in rovina, va in pezzi esattamente. E praticamente ci viene da domandarci: ma cosa avranno pensato gli elettori di Virginia Raggi quando hanno appreso la notizia della dimissione di Paolo Pace, il presidente dell'ottavo municipio, no? L'aveva accennato la scorsa settimana Claudio, riportando questa notizia freschissima, mi sembra, Era della era mattina. della mattina di giovedì scorso. Stiamo parlando di un municipio che, ricordatevi, quando stiamo parlando soprattutto ai nostri amici di altre città, quando si parla di un municipio si parla di, ve lo dico subito, di circa 135.000 abitanti. No, attenzione, non sono 135.000 abitanti, l'ottavo municipio aveva 135.000 aventi diritto al Ecco. voto, quindi parliamo di persone che avevano la possibilità di votare alle scorse Ecco, amministrative, quindi. quindi se vogliamo moltiplicare per tre Ecco, forse più o esatto. meno Quindi, quello è. questo lo dico perché essere presidente in un municipio di Roma significa essere altro che mini sindaco, significa essere un vero e proprio sindaco. Sono municipi in realtà cittadine paragonabili a quella di città, di provincia, non Se indifferenti. consideriamo, scusa se ti parlo sopra, perché mi hanno rimproverato un po' di questo, Andrea, quando facevi questo rapporto, appunto, ottavo municipio, se pensiamo a città che andranno al voto alle prossime amministrative adesso a luglio, come Monza, il cui candidato sindaco 5 Stelle adesso è un candidato che alle comunarie per il Movimento 5 Stelle ha ottenuto ben 17 voti e quindi probabilmente siederà comunque in consiglio comunale, se non come sindaco, sicuramente come consigliere, perché è abbastanza scontato che il Certo, Movimento 5 Stelle arrivi nel 17 consiglio, voti. però ha ottenuto ben 17 voti, quindi capite bene che un Guido Mastrobuono in ottavo municipio, piuttosto che un Guido Pianeselli, candidato sindaco Ottavo all'ottavo municipio. municipio, dove ha preso un 1%, era il sindaco di Monza, Era il... cioè, per cui. certo. Vabbè.
Beh, diciamo, questo ci fa onore anche al nostro Mero di Noffi, che ricordiamoci che rinunciò ai famosi 15.000 euro di vitalizio, rinunciando proprio per le sue idee, per la sua coerenza. Insomma, questo ci fa onore che Sedere in Parlamento. se avessimo scelto altri partiti, probabilmente molti di noi, compreso tu, adesso sarebbero. Emanuela ci grida a gran voce a Monza il PDF candida Manuela Ponti, una Oh, mamma per Monza. che Ovviamente bello! cerchiamo di fare tutto il possibile perché la nostra casa, cara Manuela possa quantomeno entrare Bello, nel bello, Consiglio Comunale. si sta radicando il popolo della famiglia, gli auguriamo le migliori cose insomma, per andare avanti, e anche consiglieri ci va bene, insomma. Sì. Allora, praticamente questa è la situazione del Movimento 5 Stelle, ovviamente parliamo per chi non conosce Roma, di un quartiere molto importante, il 4% del territorio comunale, che va da San Paolo fino a Garbatella, Tormarancia, Grotta Perfetta, eccetera. Siamo appena usciti da queste dimissioni, insomma appena, comunque ce le ricordiamo molto, sono molto presenti in noi, di Verdini, e già si parla della dimissione di questo mini sindaco che è appunto Pace, Paolo Pace. E ricordiamoci che lo diciamo questo proprio perché noi come popolo della famiglia, come realtà politica autonoma, vogliamo far presente a tutti i romani che l'hanno votata, ma che cosa avete votato? Forse è il caso di ripensarci, perché il Movimento 5 Stelle bisogna riconoscere che ha avuto diciamo così, un successo stellare, tra virgolette stellare, perché è arrivato al 60% dei voti nel secondo ballottaggio, 65. con 770.564 crocette di preferenza sulla Virginia Raggi. Quindi, ecco, la prossima volta cerchiamo di non votare sistemi antisistema, politiche o politici o gruppi che vanno contro il sistema, ma persone che sappiano comunque non rompere un sistema, ma sappiano governare. Perché si è dimesso l'ottavo municipio? Ufficialmente c'è, diciamo così, la questione della riqualificazione degli ex mercati generali all'Ostiense. E in realtà Pace, da quello che riferisce, si è trovato a lottare con gli stessi suoi compagni di squadra. Addirittura si parla di 9 consiglieri che gli andavano contro, perché associati con la corrente di Roberta Lombarda. Quindi ostili e una vera e propria opposizione. E possiamo anche leggere quello che brevemente lui ha commentato, ma poi leggeremo anche un pochettino la lettera di dimissioni, diciamo così, per correttezza di informazione. Lui dice: davanti alla continua delegittimazione del sottoscritto e dei miei assessori, davanti all'impossibilità di ricomporre un rapporto umano e politico, mi interessa questa parola umano, perché in loro. Forse si sono resi conto che al primo posto comunque c'è sempre la persona, il rapporto tra le persone, Esatto, non esatto, solamente le esatto. Questo è buche. molto carente nel Movimento 5 Stelle. Di ricomporre un rapporto umano e politico con l'ala dissidente, davanti ai continui tentativi di sabotare, pensate, l'azione di cambiamento che stiamo portando avanti in municipio, ho deciso di protocollare le mie decisioni. Attenzione, il sabotaggio era da parte dei suoi diretti consiglieri, cioè da parte dei consiglieri pentastellati. Infatti, quello che diceva lui, e l'avevo detto la scorsa settimana, è che lui trovava nella sua maggioranza più opposizione Esatto, che esatto. Sì, nell'opposizione ma stessa. senti che cosa lui dice. Ovviamente fa riferimento anche al sindaco Virginia Raggi, a un cattivo rapporto di mancanza di fiducia tra ambedue. Mi aveva promesso mano libera sui nuovi assessori. Si era impegnata ad allontanare il presidente del consiglio e il capogruppo che mi hanno sempre reso la vita impossibile. Ma mentre mi giurava lealtà la Virginia Raggi, su un altro tavolo trattava con loro per mettere sotto controllo me, il presidente, quello eletto dai cittadini per governare. Una delusione tremenda, dice Pace. Ma se pensano che farò marcia indietro, sbagliano di grosso. Stavolta hanno fatto male i conti. Insomma, Anche quindi continua. quell'idea che che possa ritirare le dimissioni entro i 20 giorni, da questo suo dire sembrerebbe Che non torna indietro, esatto. esatto. C'è anche, ovviamente, la Raggi si dice che sia furibonda perché dice che non è stata avvertita con una chiamata, ma addirittura si è limitato a comunicarglielo con una email. Pensa male, ovviamente, in tutta questa situazione il consigliere Paolo Ferrara,
la cosa che colpisce è che questo consigliere del Capitolino del Movimento 5 Stelle il 7 marzo posta dicendo che il gruppo consigliare del Municipio 8 è compatto e determinato, e dopo appunto pochi giorni si trova a criticare il comportamento del presidente, dicendo che si trova di fronte a un atto di profonda irresponsabilità politica, e dice che abbiamo tentato in ogni modo di far rientrare la situazione, abbiamo dialogato, cercato punti d'incontro, ma dall'altra parte abbiamo trovato un muro dietro il quale si nasconde, sostiene questo consigliere Capitolino, una profonda incapacità a gestire il mandato conferitogli dai cittadini romani. Quindi siamo di fronte anche della valutazione che hanno al loro interno di un cambiamento a 180 gradi. E quindi Ferrara Scusa sostiene... se ti interrompo, quello che dicevi... Questo consigliere che era stato mandato lì come paciere, esatto. Quindi di trovarsi di fronte all'incapacità di governare, sono più o meno le stesse parole che aveva detto Berdini nei confronti del Consiglio Comunale di Roma quando ha dato le dimissioni, al di là del fatto del sì, chiacchiericcio che aveva fatto con il giornalista, eccetera. Aveva detto che quello che aveva trovato era una profonda incompetenza e quindi di fatto l'incapacità di poter governare. Sì, parole che nel Movimento 5 Stelle tornano troppo spesso per quanto riguarda soprattutto la gestione di Roma, perché poi sembra che in altre città le cose vadano meglio, per esempio l'Appennino a Torino. Ora, queste parole di questo capogruppo capitolino del municipio del Movimento 5 Stelle in realtà suonano come un avvertimento, ma sono in realtà già un vero e proprio processo, perché conoscendo la filosofia un po' giacobina del Movimento 5 Stelle, qui si parla che arriveranno due parlamentari che saranno i referenti nazionali del Movimento 5 Stelle per gestire un po' questa situazione, per vedere torti o ragioni. Comunque questo Ferrara, questo capogruppo, sostiene che errori sicuramente ci sono stati da parte della parte dissidente del suo gruppo, ma chi ha sbagliato di più secondo lui è il mini sindaco. È Paolo Pace, oramai ex presidente. E lui, Pace, da parte sua, sostiene che sui social network e per quanto riguarda il discorso dei media non è stata fatta molto chiarezza. Allora noi, a titolo di diciamo così, di chiarezza informativa, riportiamo quello che lui ha detto, quello che lui ha scritto protocollando le sue dimissioni. Dice esattamente così: ho protocollato le mie dimissioni per il bene del Movimento 5 Stelle. Era impossibile continuare in queste condizioni, con una maggioranza che si comportava costantemente da opposizione, controllando e criticando ogni atto della Giunta prima ancora che venisse prodotto, effettuando veri e propri blitz negli uffici amministrativi, cioè qui siamo alla Gestapo, e producendo così un'indebita e inaccettabile ingerenza che ha provocato la reazione dei dipendenti, che ringrazio per l'impegno. Giuseppe applaude. Scusa, c'è Luca Rolfini che dice: cos'è realmente Movimento 5 Stelle? Nient'altro che un conto corrente, beneficiari Casaleggio, eredi e Grillo. Poi di seguito dice: a Torino va un po' meglio, non scherziamo, qua sono il nulla, molto molto meglio il PD. Si è scordato una F, Luca Rolfini, era esatto, molto, molto sì. Meglio il PDF. No, in realtà lui dice vanno, non sono in nulla, sono d'accordo, ma in realtà c'è più efficienza, nel senso qui siamo proprio ancora a carissimo amico, si dice, nel senso che non c'è nemmeno organizzazione. C'è questo articolo che io avevo preparato, che stanno ancora cercando un assessore ai lavori pubblici, sì, ma esatto. Siamo a quanti mesi dalle attenzione, la cosa carina di questo articolo, cercano l'assessore ai lavori pubblici con una call for interest, cioè chiunque, basta che sia donna, per una questione di quote rosa. Rosa, esatto, basta che sia donna laureata, quindi a Fedeli non va bene, esatto. Perché vogliono una laureata, alla Fedeli che non va bene, una laureata motivata in materie tecnico-scientifiche, economiche e giuridiche, che possa mandare il suo curriculum, che ovviamente non è un impegno da parte del Consiglio Comunale, ma è solamente un curriculum meramente esplorativo, e non ci sarà di fatto quindi nessuna selezione, ma questi curriculum verranno esaminati dai consiglieri capitolini del Movimento 5 Stelle
e nella fase finale comunque sarà sempre il sindaco Raggi scusate, a decidere chi dovrà prendere quel posto. Come diceva giustamente, guarda, Andrea, posto vacante da 9 mesi. Cioè, da 9 mesi, quindi rispondendo a Luca Ruffini. Invece vorrei rispondere a Anna Cavallo che dice: sono del municipio ottavo, eppure Pace è una persona seria. Io non lo conosco. Da evidentemente quello, Anna lo conosce personalmente. Da quello che scrive appare, però non lo posso dire, però se lo conosci tu ne prendo atto, ma effettivamente quello che sta emergendo è veramente un movimento che anche umanamente non sa muoversi, e non può essere, io ripeto, un movimento come il Movimento 5 Stelle, non può pensare di smontare un sistema e poi ritrovarsi a non saper governare, questo che principalmente in questa fase, poi possiamo pure pensare questa, che sono, guarda, persone oneste. Leggi questo post di Luca Ruffini che calza su questo che stai ricordiamo dicendo. Ricordiamo a gran voce che 5 Stelle ha circa 8 anni di vita e attività, non hanno combinato un tubo, sono la lista civetta nazionale del PD, bravo. Bravissimo e condividiamo. Quindi finisco di leggere le dimissioni del presidente, del ex presidente oramai dell'ottavo municipio. Dice che neppure le dimissioni rassegnate da vicepresidente dal vicepresidente sono state utili a dirimere i conflitti interni e ricomporre il gruppo. Proprio a seguito di queste, a seguito di tutte le azioni intentate per la soluzione del problema, purtroppo senza esiti positivi, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da presidente, già nei giorni scorsi annunciate. L'ala dissidente evidentemente non ha capito il significato più profondo del nostro movimento, fallendo la sfida di governo e non capendo delle esigenze di attivare movimentismo come forza di opposizione. Beh, posso condividerla questa cosa, effettivamente c'è il movimentismo all'interno del movimento, è proprio un assurdo. Davanti alla continua delegittimazione del sottoscritto e dei miei assessori, davanti all'impossibilità di ricomporre un rapporto umano e politico come abbiamo visto prima, davanti ai continui tentativi di sabotare l'azione di cambiamento che stiamo portando avanti in municipio, ho deciso, come suddetto, di protocollare la mia dimissione affinché il caos provocato dai dissidenti in municipio ottavo non contagi anche le altre amministrazioni. Risulta evidente che qualcuno, non certo il sottoscritto, dovrà assumersi le responsabilità politiche di questo disastro, eccetera, eccetera. Non voglio tediarvi troppo, ma avete capito il tenore della lettera, quindi forse possiamo concordare con Anna Cavallo che dice, sostiene che Pace è una persona seria. Allora, all'orizzonte, e concludo questa notizia, abbiamo due possibilità, che sapete che per essere considerate, devono passare 20 giorni per essere prese in esame, in atto, insomma, queste dimissioni. Perché vengano ratificate, perché vengano ratificate, nel senso lui bravo. Entro 20 giorni può ritirarle. Esatto. Nei quali l'ex mini sindaco potrebbe ritirare le sue dimissioni. Però, qualora il presidente torni di nuovo a indossare la fascia bicolore, il Movimento 5 Stelle potrebbe togliergli il, diciamo, il simbolo, lasciandolo da solo. Oppure potrebbe invece accettarle, prenderle come le ha presentate e torna ad essere un libero cittadino. Lui, come sappiamo, è un impiegato dell'ENI in aspettativa. Insomma, la soluzione alla fine sarebbe che senza un presidente la Raggi nei primi giorni prenderebbe un pochettino la gestione, però appunto temporanea, dell'ottavo municipio in attesa di scegliere una persona, quindi l'ennesima scelta all'interno del Movimento 5 Stelle per sapere chi governa e che cosa governa. Allora, giusto per poi chiudere un attimo sul Movimento 5 Stelle e ricordare anche quello che è successo a Genova sulla candidatura della Cassimatis, sì. Che è stata poi cassata, ma questo era giusto per far capire la democrazia di questo movimento diceva appunto queste parole testuali di Grillo, che dice: non c'è un problema di metodo. Una democrazia senza regole non è una democrazia. Noi abbiamo le nostre. Chi non è d'accordo si faccia un altro partito. Cioè, di fatto, la democrazia sono io, decido io, perché è lui. Tant'è che ha detto: se non sapete, perché comunque vi dovete fidare di quello che vi dico. Se siamo al punto che in un partito che pensa di governare l'Italia ci possa essere una persona che dice: fidatevi di me, perché questo è giusto, beh, allora non stiamo messi bene bene. Non so,
c'è Silvia che mi manda un messaggio su WhatsApp dicendomi che non ci vede in diretta. Abbiamo problemi, Giuseppe, perché Silvia non compare tra i nostri. Come? No, non abbiamo problemi, sta andando tranquilla la trasmissione. Allora, anche quindi... perché abbiamo. Allora, adesso la trasmissione viene acquisita dal Popolo della Famiglia TV. Popolo della Famiglia TV, però è già stata condivisa, condivisa sul nostro canale, è già condivisa. Allora, io vorrei invece, proprio per fare una scaletta un po' più equilibrata, praticamente... Mauro ci dice tutto ok, anche Cecilia Maria Biancarelli dice che va tutto bene, perfetto, quindi perfetto. Di fatto siamo in linea perfettamente. Allora, in realtà ci sarebbe, che ore sono? È già tardi, vabbè, ci sarebbe un'altra notizia che riguarda la Raggi, che devi sapere, caro Claudio, che la Raggi ha fatto un'intervista con il New York Times e non è uscito nulla di buono. E avevamo detto quella settimana scorsa, non lo so se è quella, perché questa è del 22 marzo, quindi di quindi... ieri praticamente. Allora ve la voglio intervallare prima con una bellissima poesia di Mauro Rotunno che si intitola Vacanze Romane. Nell'americana informazione Magaragella non fa figurone, sembrava che cambiava tutto ma è peggio in ogni fatto, e il movimento oltre che al comune perde municipi, che confusione. Nell'ottavo il feudatario ha abdicato, non può governare. Sarà stato contagiato? E il 70% di chi l'ha votata non si fida più, vorrebbe antra casata. Ricetta medica la fa vacanziera, 8 mesi di stress e decisione nella sera. Ma se il buongiorno è mattiniero, se divide il movimento in modo serio. Genova insegna, democrazia dal basso, asino chi legge... e io me la spasso. Insomma, c'è tutto nella poesia di Mauro, c'era un riassunto di quello che abbiamo detto esatto, fino adesso. Bravo Mauro, fatto. Sempre puntuale e molto pertinente. E niente, praticamente è emerso da questa intervista sul New York Times di appunto di una base di elettori che incominciano a non fidarsi più di chi avevano eletto. E come ha detto Mauro Rotunno, è emerso che il 70% dei romani dichiara di non fidarsi più del sindaco. E anche insomma, dall'altra parte del mondo sostengono che sembra un po' un movimento capace di contestare ma non di essere in grado di governare, come avevamo detto prima. La Raggi afferma che fa una metafora dicendo che si è trattato a Roma di più che di costruire qualcosa, di scavare un enorme buco, un'enorme fossa dove poter mettere in sostanza le fondamenta. Questa è la sua difesa. Ma in realtà tutti si sono accorti che la Raggi naviga tra dimenarsi dal grillo e anche una notevole incapacità a governare. E ovviamente anche all'estero fanno il paragone con altre città, come per esempio con l'Appennino, dove, come abbiamo detto prima, tutto procede, e anche se rispetto alle nostre tematiche, alle nostre idee, non, insomma, è come se ci fosse il nulla, come diceva prima il nostro amico. E ovviamente la Raggi si difende dicendo che forse nelle altre città non ci sono i problemi che ci sono a Roma, noi cuciniamo, però, dice lei, con gli ingredienti che ci abbiamo, non è colpa nostra se abbiamo questi funzionari. Però, forse però ci stupisce il fatto che la Raggi tutte queste cose non le sapesse prima di candidarsi a sindaco di Roma, nel senso che lei sapeva quali erano gli ingredienti che andava a cucinare. Perché che ci fosse una situazione ATAC, che ci fosse una situazione AMA o cose del genere a Roma, la Raggi quantomeno doveva saperlo. Quando parliamo di competenze e di conoscenza, così come a Genova tanti si stupiscono di come adesso siano chiamati a votare nelle comunarie per il candidato sindaco tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle, anche chi non fa parte di Genova. Ma tu come fai a... come, ecco, prima... La nostra ascoltatrice che diceva conosco Pace, è una brava persona, no? Se tu lo conosci un personaggio potrai in qualche Anna modo Cavallo, Anna Cavallo potrai in qualche modo dire
come è, come si comporta, ma come fai a pensare di mettere un voto a una Cassamatis piuttosto che a un altro bordino, puntino, come si chiama, non conoscendolo? Ma chi è? Certo. Cioè, non c'ha senso. Certo. Comunque, ve l'ho appena accennata questa notizia, lei conclude difendendosi, dice proprio espressamente: Roma non sarà mai come Amsterdam, piena di bici, o come Parigi, piena di linee di metro, ma possiamo migliorare e miglioreremo. E ci chiede: la gente deve solo avere pazienza. Ma oggi lo come direbbe la sorellella, andiamo bene. Vabbè. Lo sa che nelle ultime settimane hanno preso fuoco 17 autobus magicamente? Sì. Problema di vetustà delle vetture, di mancanza di pezzi di ricambio. Sa anche che è la più grande azienda di trasporto pubblico d'Europa, che ha 11.562 dipendenti. Costa più una vettura o un pezzo di ricambio? No, attenzione, siccome i pezzi di ricambio, abbiamo scoperto adesso che siccome i pezzi di ricambio costano troppo, specialmente i pneumatici, e non c'è la possibilità di acquistarli, si cannibalizzano due autobus per cercare di recuperarne uno, quindi di fatto del parco vetture vengono praticamente fatte a pezzi per poter cercare di metterne in mezzo. Quando ne fanno uno buono? Esatto, considera che ci sono 5.874 autisti e gli autobus in tutto sono 1.950, ne escono 1.300 e 300 si rompono, giorno, stiamo parlando ma del giorno. Ma lo sai che adesso è uscita una notizia che a Roma hanno problemi anche le vetture, i mezzi dei pompieri? Quindi insomma questa è la realtà di Roma. Sentite, i tempi... Scusa, volevo salutare Stefano Dall'Arrivo che si collega con noi, sono molto contento, Angela Ciconte che ci segue, Mauro Roturo che dice e coglioni. Allora, io direi che non possiamo citare sempre velocissimamente, perché anche questa è una notizia importante come quella che cercheremo di spiegarvi del Pullman, perché qui le canne no, perché Cantone ha preso una cantonata, nel senso che non si può parlare, la solita domanda bella che si presenta bene, ma che facciamo, liberalizziamo le canne, diciamo così. E lui si pone questa domanda, è intervenuto al forum web Agi, che si intitola Viva l'Italia, e fa questa domanda. Mi pongo una domanda, anche se non sono in grado di dare una risposta. Era meglio se non te la davi. Una legalizzazione di una droga controllata, anche nelle modalità di vendita, non potrebbe avere effetti migliori rispetto allo spaccio che avviene alla luce del giorno nella totale assoluta impunità e che riguarda amplissime fasce della popolazione giovane? No, te lo rispondo io, le idee chiare ce l'ho, noi del Popolo della Famiglia ce abbiamo le idee chiare. No, la domanda non te la devi porre, perché è un problema educativo. Che cosa gli dici a tuo figlio quando ti ci mette a parlare e quando sa che la droga si può vendere tranquillamente? Magari ci mettiamo a fumare una canna io e mio figlio o mia figlia e ne parliamo. È proprio il processo educativo che ne risente. Se tu legalizzi una droga, è il processo educativo che ne risente. Quindi la risposta del Popolo della Famiglia è no. E questo che ci dispiace è che tu, Cantone, sei una persona con un ruolo di responsabilità elevatissimo e non ti puoi permettere queste uscite. Cioè, magari è l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Esatto. No? Però il punto è chiedersi, è come se la droga diventando legale fosse meno pericolosa, fosse meno nociva. Cioè le droghe fanno male, questo è il discorso. La droga fa male, il fatto di renderla legale non la rende meno pericolosa. Ma certo, ma Claudio, il problema non è se deve essere venduta o no, il problema è che è un problema educativo. Non va usata, quindi non è che io se la vendo, certo riduco il problema dei carceri, ma non è quel mio problema. Io non ho il problema delle carceri da risolvere, ho il problema di non fare del senso della vita da comunicare ai ragazzi, ai giovani. Questo è il problema, questa domanda ti dovevi fare, non quella se è legittimo legalizzarle, renderle vendibili, anche perché poi dei problemi ci sarebbero comunque sia, non è che sia tutto. E poi aumenterebbe il consumo, giustamente, perché la differenza, per esempio, il tabagismo, il fumo normale è venduto ed è un problema dove il 40% degli italiani fuma, se no anche di più.
Quindi la stessa cosa avverrebbe per l'uso della cannabis. Tra l'altro, le famiglie, noi, mamma e papà, noi genitori, di fronte ai figli che vivono questa leggenda metropolitana per cui alcune sostanze fanno meno male degli altri, altre non fanno male per niente, altre ancora fanno anche bene. Cioè, dobbiamo essere chiari, non è che con questa confusione che si educano i nostri figli. Poi sicuramente la malavita, nel momento in cui dovesse diventare legale la cannabis, sicuramente uscirebbe fuori con nuove droghe sintetiche, ma sì, più ma pericolose. Il problema, comunque, Claudio, è la certezza educativa. Attraverso il dire no, tu dai ai giovani una certezza educativa. Non lo dico io, lo dice Stefano Zecchi in questo articolo di Repubblica, dove ovviamente condivido pienamente, critica l'affermazione, la domanda, diciamo così, tra l'altro senza risposta di Cantone per il ruolo che c'ha. Allora, siamo molto veloci, speriamo di essere rispettosi della scaletta che... Magari Mauro, sì, Mauro, ho appena letto i megoglioni di Mauro Turno, però ci abbiamo quella poesia. Leggere questa? Sì. Ce l'hai? Sì, leggo questa qui che ci introduce questa, un attimo. Vai. Quella dicevo. Er Purman. In Spagna l'arancione dà noia a certe persone. Non si tratta di un buddista, non sarebbe in nera lista. È un Purman pesticida che infastidisce il liberticida. C'è una scritta quando cammina. Lui c'è il pene, lei la vagina. Con la scritta gli è perpetrato per l'iberico lo psicoreato. Non se può, non adesso, dill'ovvio, non è ammesso. Ucci, che paura, è arrivata la censura. E non basta coprire la scritta, è il colore che rimbrotta. Occhio, popolo coglione, tu sei il prossimo nel copione. Se la testa non lasci bassa e vuoi spicchiare dalla massa, toccherà de certo a me, che sto dritto perché sto re, sto sacerdote e profeta con la bocca mai cheta. Bravo Mauro, Mauro. Questa poesia... mi è piaciuta quando dici occhio, popolo coglione, tu sei il prossimo nel copione. Sta parlando di noi italiani, perché questo di cui stiamo parlando è in Spagna. Ieri appunto questo bravo sacerdote Don Roberto nella parrocchia San Nicola di Bari ad Ostia, dove c'era intervenuto anche Mario Adinolfi, ha parlato di questo pullman prima dell'arrivo di Mario, dicendo quello che è avvenuto. Come vedete, Giuseppe lo sta mostrando, queste scritte dicono espressamente in spagnolo che i bambini hanno il pene e le bambine hanno la vulva. E non ti fare ingannare. Se nasci uomo sei un uomo, se nasci donna lo continuerai a essere. Ok, questo cari amici del popolo della famiglia, cari amici simpatizzanti e cari haters, se ci siete venite anche voi ad ascoltarci, non è più consentito dire una verità ovvia. E questo pullman è stato fermato più volte e sono state scatenate una serie di polemiche in Spagna. Per questo noi abbiamo postato questa cosa sul nostro su Facebook e abbiamo chiesto a tutti voi: ma in Italia oggi si può dire che i bambini hanno il pene e le bambine hanno la vulva? Inquadra bene, perché così magari questa cosa gira e condividete, perché questa è una domanda. Si può fare questa domanda oggi in Italia? Allora, che cosa è successo? L'associazione che ha fatto questa pullman ha fatto questa pullman in risposta a un'altra associazione, che è la Crisalis, che è un'associazione di famiglie con minori transessuali, e la quale ha fatto girare questo manifesto, che ovviamente noi cerchiamo velocissimamente di farvi passare. Sì, aspetta, spiega anche perché. Perché è stato bannato da Facebook e tra l'altro Facebook è notoriamente pro-gender. Sì, esatto. Però è stato necessario appunto intervenire con questa associazione, perché ha girato un manifesto che rendeva assolutamente innocua il passaggio di sesso da maschio a femmina o viceversa nei bambini, e questa secondo me è una cosa che non solo è contraria alla verità, ma fa anche male. E questa è è quello che è girato, come vedete. C'è una bambina con il pene
un bambino normale, un bambino con la vulva. Vado avanti, se no ci... scritta, esatto, la scritta dice esplicitamente ci sono bambini con bambine con il pene e bambini con la vulva. Come vado se avanti. Questo punto fosse totalmente normale. Attenzione, questo poster che è stato messo su molte città è stato sovvenzionato con circa 30.000 dollari provenienti dagli Stati Uniti. È stato ha provocato sconcerto e scandalo, come hanno detto, e è stato anche gli è stato intimato che, di ritirarlo e di toglierlo, però di fatto poi non è stato fatto nulla, quindi questo diciamo cartellone pubblicitario ha continuato a rimanere esposto. Esatto, allora praticamente che cosa è successo? Questo fondatore dell'associazione Hatz Hoer, che vuol dire, scusate, io lo spagnolo non lo parlo, ma è molto bello, significa gridate, e ricorda quella famosa frase di Chesterton che dice: ancora quando c'è il tempo, prima che il pericolo sia eccessivo, urla, grida per difendere la verità. E hanno fatto questa iniziativa e non capite quante opposizione ha trovato. Il Partito Socialista Operaio Spagnolo, quindi la sinistra, come sempre avviene, spagnola, ha chiesto che il bus venisse immediatamente bloccato. Questo bus. E la giunta capitolina... Perché rappresenta una campagna di odio. Bravo. Basata sull'intolleranza. Perché rappresenta una campagna di odio, ragazzi. La giunta capitolina, cioè, ha dire fermato la verità. E sequestrato il veicolo per incitazioni a delitti di odio. Ma sentite che frasi, sembra veramente di stare nella Germania nazista. Il Partito Popolare ha definito l'iniziativa impresentabile ed illegale. Fa autore di una legge che impone l'insegnamento della teoria gender nelle scuole, cioè il fondatore di questo partito è il fautore di una legge che impone l'insegnamento della teoria gender nelle scuole. Pablo Iglesias, fondatore del Podemos, che sarebbe un altro partito spagnolo ovviamente di indirizzo di sinistra, ha ironizzato: ciò che è chiaro è che se quelli di Hatz Hoer, di questa associazione, hanno pene a vagina, ciò che gli manca è il cuore. Bah, dov'è questa mancanza del cuore? Qualcuno addirittura ha parlato di un attentato contro i minori transessuali che fomenta l'odio e la transfobia. Pensate, questa verità aumenta l'odio e la transfobia. La socialista e attivista lesbica Angeles Alvarez, sempre del Partito Socialista Operaio Spagnolo, ha detto che è un messaggio contro un gruppo di persone motivato da pregiudizi al fine di incitare odio e discriminazione. Insomma, l'elenco va molto lungo. Rita Mestre, portavoce del Comune di Madrid, ha dichiarato: nessuno spazio per la transfobia nelle nostre città, nelle nostre strade. Termino con addirittura la figlia di Bill e Hillary Clinton si è pronunciata sulla questione, affermando che negli Stati Uniti un pullman del genere non sarebbe mai girato. Allora, la risposta ovviamente del portavoce che si chiama Ignazio Arzuaga, è che il pullman non è omofobo, ma dice semplicemente la verità. E la diciamo anche noi la verità. Si può dire la verità, si può dire che i bambini hanno un pene e le bambine hanno una vulva. Pensate a cosa siamo arrivati a difendere oggi. E oggi ci si sta appellando a un dato biologico. Allora, quello che noi vogliamo dire è che in risposta a chi pretende di dare dei privilegi a una minoranza, perché le persone che hanno una disforia di genere è sicuramente una minoranza, non possiamo fare che, io lo scrivo qui, non possiamo fare che una minoranza governi una maggioranza di persone. Io dico: tuteliamo le pochissime persone con orientamento sessuale fluido, cioè le tuteliamo, siamo di questa idea, ma non sottomettiamo tutta la società all'ideologia del gender che Papa Francesco ha chiamato errore della mente umana. Una minoranza non può comandare su una maggioranza. Cioè, io la chiamerei una oligogenderarchia, cioè un governo fatto da pochi. Vorrei rispondere a tutte queste accuse che hanno fatto a questo pullman della verità, perché lo potremmo chiamare pullman della verità a questo. Scusa, salutiamo Mauro Rotunno che dopo aver detto che tra un po' ci sarà di nuovo il passo dell'Oca, quindi proprio
SS per le strade, ci saluta perché sta andando a lavorare, quindi Andando a salutiamo lavorare. Mauro. Vienici a trovare se ci arrestano per aver detto che siamo maschi e femmine e basta. Beh, insomma, io vorrei dimostrarvelo il fatto che siamo maschi e femmine. No, non lo Sì, ve fare, lo no. vorrei dimostrare perché praticamente adesso è uscita, qualcuno di noi già l'ha fatta girare sui nostri gruppi WhatsApp, ma la parola la dobbiamo dare non ai movimenti di arcigay o arcilesbica, perché quelli non possono costruire verità, ma la dobbiamo dare all'Associazione Pediatri Americani, la quale ha fatto i famosi 8 punti in cui possiamo semplicemente dire che è la scienza che parla, non l'APA, l'Associazione Psichiatri o La Psicologi scienza che Americane. È la risponde. scienza che parla e la scienza che risponde. Quindi cerchiamo di non fare con la scusa del vittimismo delle associazioni e creiamo confusione nei bambini. Possono esistere, esistono, e qui lo dice, quando un bambino biologicamente sano crede di essere una bambina o viceversa, bambina per bambino, esiste un problema psicologico oggettivo che è nella mente, non nel corpo, cioè sta dicendo che non devono essere sottoposti a trattamenti ormonali, interruzione dello sviluppo e poi successivo intervento chirurgico. Chi è da cambiare in questo caso, giustamente, è la mente, non il corpo, anche perché cambiare la mente è comunque più facile che cambiare un corpo diventa irreversibile. Non lo dice Andrea La Rosa, lo sta dicendo l'Associazione Pediatri Americani al terzo punto. Nessuno nasce con un genere. Io sarei dell'idea di bandire la parola genere. La parola genere nella biologia non esiste. Esiste XX e XY. Esiste soltanto il maschio e la femmina. La pubertà non è una malattia. Quarto punto. E gli ormoni che bloccano la pubertà possono essere pericolosi. Ripetiamo, gli ormoni che bloccano la pubertà possono essere pericolosi. Diciamolo a tutti quei genitori anglosassoni, inglesi che stanno facendo, sono più di 200 le persone che, adolescenti che si stanno sottoponendo all'interruzione della pubertà. Reversibili o meno, gli ormoni che bloccano la pubertà inducono uno stato malato, l'assenza di pubertà, e inibiscono la crescita e la fertilità in un bambino fino a quel momento biologicamente sano. Attenzione, quinto punto, circa il 98% dei bambini e l'88% delle bambine confusi riguardo al proprio sesso, finiscono per accettare il proprio sesso biologico dopo essere passati naturalmente per la pubertà. E questo lo dice il DSM-5, quindi ritorniamo all'APA, non lo dice semplicemente l'Associazione dei Pediatri Americani. Ecco, direi che Emanuela Pongiluppi ci sta messaggiando, toccando gli stessi argomenti e anche ampliando con alcuni Sì, punti. esatto, Giuseppe, lo sta scrivendo, lo sta inviando, brava Manuela. E attenzione, però, lo voglio anche dire a voce. L'indice di suicidio tra gli adulti che usano ormoni del sesso opposto e si sottopongono a interventi di cambiamento di sesso, e questo avviene anche nei paesi cosiddetti gay friendly, dove gli LGBTQ sono ovviamente molto meglio accettati che in altri paesi, e addirittura questo indice è 20 volte superiore al resto della popolazione. Ricorda quello che hai detto tu la settimana scorsa, Andrea, che l'Italia è uno dei 10 paesi più gay friendly Esatto. del mondo. Quindi voglio dire, noi proprio tutto ci possono dire fuorché siamo omofobi o Esatto. perseguiamo queste persone. Ora concludiamo dicendo che cosa è emerso da tutta questa opposizione che ha avuto questo pullman. È emerso che esistono ovviamente le organizzazioni gay, sono indiscutibilmente forti, hanno, qui parla il fondatore Ignazio, di tentacoli, come se fosse quasi una piovra, perché lui ha avuto opposizione dai politici e dai media. E quindi praticamente questo Puma ha fatto uscire in maniera forte e evidente tutte le bugie che vengono dette, e veramente il linciaggio mediatico e non a cui viene sottoposto fa vedere tutta la violenza che quando si dice la verità viene usata da chi la dice.
Ecco, allora io dico a tutti i nostri amici, ma non abbiamo finito, avrei qualcosa da dire anche per J-Ax, a tutti i nostri amici, che non facciamoci intimidire, continuiamo a dire la verità, perché la verità non fa male, come diceva quella canzone, non fa male. Quello Anche questo è un stereotipo che andrebbe cambiato. La verità non fa male, il bene fa bene, il male fa male. come scusa diceva Juan Manuel de Prada, che dice che questa reazione obbedisce all'offuscamento della coscienza di cui parla Isaia, che chiama la Sì, notte giorno e il male bene. esatto. Allora, quando qualcuno dice che il giorno è giorno e il bene è bene, crea scandalo. Cioè, noi che diciamo che un uomo, che un bambino ha il pene e una bambina ha la vulva, siamo noi quelli che creiamo Esatto. scandalo. Cioè, dire la verità crea scandalo. Poi un'altra cosa qui, per esempio, dice, sempre in quell'articolo che anche tu, che il professor Corradi, Richard Corradi, che è un professore di medicina presso la Case Western Reserve University of Cleveland, Ohio, dice che l'agenda LGBT è a digiuno di basi scientifiche. È quello che ho detto anche l'altra volta. Quando Mario Adinolfi andò a contestare agli studenti di psicologia quello che loro avevano riportato sulle loro dispense, ci si è accorti che loro stavano studiando su dispense realizzate dall'arcilesbica. E allora io, come Corradi, sostengo che l'agenda LGBT è a digiuno di basi scientifiche e orienta, lui dice, a creare un'identità collettiva mediante la Ed è quello vittimizzazione. che È hanno la fatto fino verità. ad ora. Cioè, Cioè il oggi noi fatto di paragoniamo, sentirsi noi vittime in siamo modo gli ebrei, tale sono come la Shoah, e non è vero, che. perché come ha detto Claudio E prima, come abbiamo dice detto, Anna Cavallo, è un grande è un business. grande business. Assolutamente. Adesso però abbiamo una parola anche per J-Ax. Caro J-Ax, Scusa, hai visto anche sempre lo stesso articolo, prima di cambiare, della profezia di Chesterton, sì. anche questo, no? Che dice: la grande marcia della distruzione intellettuale proseguirà. Questo diceva 100 anni fa Sì. Chesterton, no? Diceva: la grande marcia della distruzione intellettuale proseguirà. Tutto sarà negato, tutto diventerà un credo. È una posizione ragionevole negare le pietre della strada. Diventerà un dogma religioso riaffermarle. È una tesi razionale quella che ci vuole tutti immersi in un sogno. Sarà una forma assennata di misticismo a sedere che siamo tutti svegli. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Noi adesso questo siamo chiamati a fare, a sguainare le spade per dimostrare che le foglie sono Sono verdi verdi in estate. d'estate, Questo. esatto. Allora, come vedete, c'è la foto di Adinolfi e di J-Ax, e proprio perché noi un pochettino siamo la voce di Maria Adinolfi, siamo tutti Adinolfi, come ci siamo detti più volte. Io volevo salutare J-Ax dicendogli semplicemente così, con un ciao. Ciao J-Ax, ti ricordo che in genere chi usa il dito medio è il carnefice, è colui che offende e non la vittima. Ti prego, non offendermi, non offendere 1 milione di famiglie italiane, perché quel dito medio l'hai fatto non soltanto a Mario Adinolfi, ma l'hai fatto a quel milione e più, forse 2 milioni, che tra l'esserci e non esserci erano comunque solidali alle Family Day e che volevano protestare non contro gli omosessuali, ma per non la non approvazione della legge Renzi-Alfano o ex Cirinnà. L'haters, lui dice che gli haters siamo noi, l'haters è chi offende con il dito medio e non chi riceve l'insulto. Ma continuo, tu sostieni che si può offendere chi è contro la felicità degli altri. Hai detto che non c'è nulla di male perché se qualcuno va contro la felicità degli altri è giusto che tu gli fai il dito medio, ma tu alla felicità di un bambino a cui per legge gli viene tolta la possibilità di avere una mamma o un papà, ci pensi? O pensi soltanto a quelle degli adulti, magari anche ricchi? Vedi, caro J-Ax, io ho espresso un pensiero senza offendere. Spero che ci riesca anche tu. E vabbè, questa è un'altra notizia, però oggi siamo un'arlecchinata di notizie, ma sono tutte importanti. Non può. Che brutta immagine che lasciamo, però, scusa, che Lasciamo una brutta brutta immagine. immagine, ma noi comunque siamo contro le opinioni, non contro le persone. Noi a No, queste due persone li vogliamo bene, però l'immagine è brutta, però diciamo, l'immagine è però brutta. l'immagine è Però brutta. li vogliamo bene perché secondo noi sono fuori di. Si può dire, non si può No, dire. Non no, si può dire che sono fuori di testa. no, Allora, no. No. praticamente perché vi metto questa foto? Perché sapete che oggi c'è stata in Parlamento alla sala
della regina, non so come si chiama, questo importante convegno che ha visto, non un movimento cattolico, attenzione, ha visto le femministe, di matrice francese, diciamo così, protestare o comunque, discutere. Contro l'utero in affitto, no? La gestazione per altri, detta anche la gestazione per altri. Beh, questa notizia non possiamo non darvela perché la Boldrini sembra essere una femminista alternata, cioè un giorno è femminista e un altro giorno non lo è. Quello che ci colpisce è che lei ci fu un momento che era anche dubbiosa. Aveva molte riserve sulla maternità surrogata, ma come sapete, la Boldrini, è entrata nel Parlamento grazie a Nichi Vendola. Chi è Nichi Vendola? Nichi Vendola attualmente è una mamma, o si definisce tale, perché non è che è diventato genitore, ha acquistato un bambino pagandolo circa 180.000 euro, facendo in modo che, una donna americana, donasse un ovulo, e sapete cosa significa donare, cioè. È stato comprato un ovulo, ovviamente questo ovulo è stato ottenuto con un processo di sedazione profonda, è stato poi un intervento, diciamo, Ha tolto, acqua aspirato. aspirata e quant'altro, ed è stato poi, una volta è stato fecondato, inserito nell'utero di un'altra donna. Ecco, anche questo fatto che il figlio, diciamo, acquistato di Nico Vendola non saprà mai chi è la mamma. Ecco, noi quando andremo in Parlamento discuteremo, vorremmo discutere tra l'altro una legge della legittimità da parte dei figli adottati di sapere, di conoscere le proprie radici biologiche, perché questa è una violenza, caro GX, queste sono violenze. Insomma, la Boldrini, che si finisce una grande femminista, non ha voluto dare il patrocinio a questa assise per l'abolizione della maternità surrogata. Allora, noi vogliamo dire alla Boldrini, che forse non è laureata in giurisprudenza, che l'utero in affitto è un reato. Per cui non prendere posizione su questo tema, non si può giustificarlo dicendo che l'iniziativa fa parte di una scelta, diciamo, di parte, cioè, e lei non prende posizione su qualcosa che è esecrabile anche dal nostro sistema giudiziario, cioè è un assurdo. Per questo purtroppo anche io, cioè, siamo costretti a darvi anche questa notizia, anche se velocissimamente, perché siamo proprio all'assurdo. Il nostro Parlamento è pieno di persone che o non sanno governare o vivono alternanze di, come dire, di credi politici. Luca Rolfini ci ricorda che la Boldrini non rappresenta più nessuno, Selle è scomparso e 1 milione di voti sono stati presi e buttati via. Salutiamo anche Emanuele Bruni Speriamo, che sta guardando il video in speriamo. diretta, Roberta Palmigiani, Anna Cavallo, saluto Sara Deodati e volevo ricordare Bravo, sì. in chiusura una cosa molto importante, domani alle ore 20:30 nel circolo PDF Roma Sud. In via Salvatore Quasimodo 113 ci sarà il primo forum al femminile, ovviamente sono invitati tutti, anche i maschietti, a partecipare. Parte con la lettera H, quindi Handicap. handicap, dignità, diritti e doveri. È un forum del popolo della famiglia a cui sono invitati a partecipare tutti, anche i non aderenti, i non Diamo simpatizzanti. l'indirizzo agli ascoltatori che vogliono Via parlare. Salvatore Quasimodo 113 a Roma. Ovviamente siete i benvenuti e speriamo di vedervi in tanti, perché in questi forum noi faremo quello che ci viene chiesto, quello che dobbiamo fare da qui alle prossime elezioni, cioè spargere il più possibile i nostri ideali, farli capire a più persone possibili, far capire che i nostri ideali sono ideali naturali, cioè quelli che ci impone la natura, non ci stiamo inventando niente, Però, e come avete proprio per visto, questo, dobbiamo prepararci perché poi di fronte a dire proprio per maschio e questo sono femmina è incontrovertibili. incontrovertibile, ti devi preparare. Come ci dice Mario, preparatevi, esaminate i I numeri. numeri, certo. Quindi diciamo domani A che questo ora? forum 20:30,
20 e 30, via Salvatore Quasimodo forum 113. Al femminile, poi mi al sembra. femminile, sì, è tenuto da tutte signore che si alterneranno al banco. Qui dice Anna Cavallo: non è una poveraccia, ma una miserabile, riferendosi alla Boldrini. Ovviamente intende al suo stato economico, sono abbastanza sì, sicuramente. Sicuramente non al suo stato, contenuti, perché noi non offendiamo filosofici. Allora, anche Sara, la possono comunicare a te via Messenger? Non so a cosa Silvia si riferisce a Sara, perché il bello della diretta è anche questo, cioè usano il mezzo anche per comunicare tra di loro, va benissimo. Io direi che siamo arrivati più o meno alla fine. Alla fine, sì, abbiamo recuperato i minuti che abbiamo perso all'inizio. A parte le cose che succederanno ancora a Roma, i 28 capi di Stato che verranno qui fra sabato e domenica per i 60 anni e la firma dei trattati. Quindi Roma di nuovo. Sì, Roma oggi aveva anche il problema dello sciopero. Tra l'altro ricordiamoci che la Raggi era ieri la discussione appoggiava in Parlamento con tanto di rivolta dei Movimenti 5 Stelle per quello che riguardava i vitalizi. Io c'è una cosa che volevo dire, ma proprio en passant, come si dice in Francia. Di Maio che dice sempre che i 5 Stelle nei loro 5 anni al governo hanno dato 20 milioni di euro con le quali sono nate non so quante aziende fatte di due persone, perché fate i conti, sono aziende fatte da 2/3 persone. Volevo ricordare al signor Di Maio che 20 milioni in 5 anni fanno 4 milioni l'anno. 4 milioni diviso i 300 deputati che hanno in Parlamento non fanno neanche 2.000 euro al mese a deputato. Non si sono tolti tutta sta grossa cifra guadagnandone 15-20 mila l'uno, eh? Quindi che loro fanno vedere 20 milioni, non si sono tolti niente, perché un deputato del Movimento 5 Stelle che adesso siede in Commissione Cultura prima faceva il commesso in un negozio, perché questo è il suo status, l'abbiamo visto, quindi guadagnava quegli 800, 1000, 1200, 1500 euro al mese, adesso ne guadagna 13-14 mila, se ne toglie anche 2000, non ha fatto questo sacrificio enorme. Lo vorrei ricordare al signor Di Maio, perché nessuno, quando lo intervistano in diretta e quando lui dice abbiamo dato 20 milioni, alla capacità di non avete dato niente, avete dato niente. Certo. Questo è. Vabbè, era giusto per chiudere, perché l'avevo visto prima di uscire di casa, avevo visto Di Maio e mi sono un attimo infervorato. Questo era. Va bene. Signori, ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Vi aspettiamo ancora giovedì prossimo. Condividete al massimo questo video e ecco, ci vediamo la prossima settimana. Un saluto. Grazie. Ciao, a tutti. Buonanotte. Ciao.